finalmente è arrivato un giorno favoloso. Favoloso perché la Fossetta, locale storico, può pregiarsi di ospitare un grande personaggio, Giovanni Cucco. Allora Giovanni, il fatidico momento è arrivato. Dopo la bellissima esperienza a Torcello, sei nella meravigliosa Fossetta e grazie alla famiglia Doretto siamo ospiti del Cenacolo delle Virgole. Vuoi dirci qualcosa del tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nella conservazione dei mosaici. Mi occupo, cioè la mia specialità è quello di conservare ciò che io trovo. L'arte bizantina voglio conservarla, non metto nulla di mio quando devo intervenire per il consolidamento delle opere d'arte. La serata è tutta tua, siamo stati da te a Torcello, ci hai fatto vedere cose meravigliose e stasera ci farai queste belle cose che noi vediamo qui a tavolo. Sì. Questa sera dimostrerò come nasce il mosaico. Noi vediamo il mosaico, però non conosciamo quello che sta sotto il mosaico. E questa sera cercherò di dimostrare come nasce il mosaico. Cioè dal pittore immaginario dell'antichità che presentava il bozzetto, dal bozzetto veniva dato al pittore museario, che era quello che ingrandiva l'opera, e poi c'erano i cosiddetti maestri, i specialisti per la realizzazione dei volti, delle mani e dei piedi, c'erano i specialisti per le vesti e specialisti per il fondo, poi c'erano i cosiddetti trinciatori che preparavano già le tessere preparate, quello che aveva dato, che aveva ordinato il maestro. Giovanni, vedo sul tuo tavolo degli attrezzi, ce ne vuoi parlare? Ecco, gli attrezzi che dimostrerò qua è come si taglia le tessere. Le tessere dobbiamo chiamarle con il nome giusto, tessera, perché deriva dal greco ena, dia, tria, tessera, e sono i quattro lati. Non si dicono le pierette o materiali, tessera di oro, tessera di marmo, tessera di smalto. Dobbiamo dare il nome specifico del materiale che viene usato per l'intervento, per la realizzazione. Qui ho portato un volto della Madonna, che è quella che rappresenta anche Torcello. Praticamente il volto è in marmo, mentre la parte esterna sono tessere di smalto. Stasera tu sarai un nostro ospite particolare perché in diretta costruirai un mosaico. Allora, il mosaico, noi vediamo il mosaico. Però cosa sta sotto il mosaico, come è fatto il mosaico, e darò una dimostrazione di come verrà fatto il mosaico per vederlo. Questo strato è composto di calce e polvere di marmo. Una volta steso il primo strato, viene appoggiato sopra il disegno. Lo sollevo e mi dà una traccia. A questo punto, che ha visto che era perfetto, veniva dipinto con tre colori. Era il nero, giallo ocra e una testa di moro. Il primo colore che si chiama sinope, che erano terre che venivano da Sinope, da una città del Mar Rosso che adesso non c'è più. Allora adesso io stendo un altro strato. Rimettevo di nuovo il cartone . Facevano di nuovo lo sfoglio e qui adesso veniva dipinto a tutto colore, che dopo su ogni colore deve andare le tessere. È un uccello, una cosa un po' semplice. L'uccello è il simbolo della bellezza, che vola, che canta, che ci aiuta.
questo punto si comincia a mettere giù le tessere. Messe inserite circa la metà del loro spessore. Dopo la preparazione del mosaico da parte del maestro Cucco, gli ospiti contribuiranno al completamento dell'opera dedicata al Cenacolo delle Bricole. Questa non è solo sensibilità e capacità di un artigiano, c'è anche tanta sensibilità, tanta cultura, tanto studio e sensibilità artistica, perché per creare una cosa di questo genere ci vuole la sensibilità dell'occhio del pittore. Giovanni parlare, io vedo gli occhi suoi che brillano, no? Quindi c'è una passione infinita, secondo me, dietro il suo lavoro, e questo è, secondo me, meraviglioso. Possiate osservare con attenzione quanto abbiamo realizzato assieme. Questo è a tutti gli effetti il mosaico del Cenacolo delle Bricole. Un applauso a tutti noi. Giovanni, grazie infinite.